Ciao a tutti, oggi registriamo la seconda lezione per quanto riguarda la storia, la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è un evento molto molto importante che segna il Novecento. Diciamo che ci sono due tendenze storiografiche per comprendere la Prima Guerra Mondiale. C'è la prima tendenza che dice che la Prima Guerra e la Seconda Guerra Mondiale fanno parte dello stesso conflitto, come se fosse una seconda guerra dei 30 anni, diciamo dal 15 al 45, 30 anni, perché diciamo gli schieramenti in campo sono gli stessi, le forze che lo animo sono gli stessi e l'idea di base è la stessa. Invece un'altra corrente storiografica che dice che sono eventi completamente diversi, perché nel mezzo c'è la crisi di Wall Street, che è un evento importantissimo che segna e che provocherà la Seconda Guerra Mondiale. Di questa tendenza storiografica, diciamo, uno dei più grandi rappresentanti è lo storico Giuseppe Giarrizzo, che tra l'altro è catanese, uno dei più grandi storici del dopoguerra italiano. Comunque, un grande evento storico come la Prima Guerra Mondiale non può essere spiegato chiaramente con una sola causa. Infatti gli storici parlano di concause. La causa principale è, come abbiamo visto nella lezione precedente, la Germania vuole diventare la prima potenza al mondo e quindi vuole prendere il posto dell'Inghilterra, che l'Inghilterra era la leader, diciamo, gestiva la leadership mondiale dal metà del Settecento, dalla seconda metà del Settecento, e quindi la Germania voleva sostituirsi all'Inghilterra. Chiaramente l'Inghilterra si opponeva a questo progetto e quindi questa è la prima causa. La seconda causa è, diciamo, la revanche francese. Cosa vuol dire revanche? Revanche vuol dire vendetta. I francesi ce l'avevano coi tedeschi. Ce l'avevano con i tedeschi perché nel 1870, quando la Germania si unifica, i francesi subiscono una pesantissima sconfitta, nella sconfitta di Sedan, che provoca la fuga di Napoleone III, la Comune di Parigi. È stata una sconfitta umiliante. Le forze, addirittura la Francia, ha rischiato l'invasione da parte dei tedeschi. E quindi questa sconfitta appunto così umiliante ha suscitato le ire dei nazionalisti francesi, che gliel'hanno promesso: prima o dopo me la devi pagare. E quindi cercavano in tutti i modi di vendicarsi, revanche, di vendicarsi nei confronti dei tedeschi. Terza causa, l'impero ottomano. L'impero ottomano era un grande impero dal punto di vista del territorio, però ormai era in assoluto disfacimento. Andava appunto dalla Turchia alle coste del Nord Africa, alcune dell'ex Jugoslavia, e quindi era la preda lì che, diciamo, difficilmente avrebbe potuto opporre resistenza. Però tutte le grandi potenze erano lì che non sapevano se partire o meno, perché chiaramente faceva gola a tutti, però se fosse partito il primo sarebbero partiti anche gli altri, quindi cercavano di aspettare. In più faceva soprattutto gola alla Russia, perché da tempo la Russia ormai cercava uno sbocco al mare, nel Mar Mediterraneo, ed era perfetto. L'impero ottomano era perfetto, solo che le altre potenze non gliel'avrebbero permesso. Tutto questo, alla base ci stanno anche i nazionalismi, ci stanno anche la corsa agli armamenti. E un'altra delle cause che poi, diciamo, sprofonderà nella Prima Guerra Mondiale sono le alleanze. Come abbiamo visto nella lezione precedente, ci sono due blocchi contrapposti: la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa. La Triplice Alleanza era formata da Germania, Austria e Italia. La Triplice Intesa da Inghilterra, Francia e Russia. Attenzione, sono delle alleanze difensive, quindi se qualcuno di questi tre stati fosse attaccato, gli altri erano obbligati a intervenire, non ad attaccare, era soltanto un'alleanza difensiva. Ora, senza queste alleanze sarebbe potuta essere una guerra
tra Austria e Russia e Serbia. Però il sistema di alleanze ha fatto precipitare la cosa. Quindi, come vediamo, un grande evento come la Prima Guerra Mondiale non può essere spiegato con una causa, ma tutta una serie di concause. La goccia che fa traboccare il vaso è che il 28 giugno 1914 uno studente serbo, Gavrilo Princip, a Sarajevo uccide l'erede al trono Francesco Ferdinando, l'erede, il figlio dell'imperatore, l'erede al trono d'Austria. Diciamo, non è questa la causa. Nel momento in cui l'Europa era giunta ad un punto tale che qualunque cosa avrebbe portato alla guerra mondiale. Questa non è la causa, l'uccisione. Questo è, diciamo appunto, la famosa goccia che fa traboccare il vaso. Lo studente voleva l'indipendenza. Un altro dei motivi è che c'erano molte nazioni che chiedevano l'indipendenza dall'impero ottomano, dall'impero austro-ungarico, e quindi spingevano per un conflitto che potesse liberarli. Questo studente non aveva previsto chiaramente che avrebbe scatenato la Prima Guerra Mondiale, chiedeva semplicemente l'indipendenza. L'imperatore era arrabbiatissimo, uccidono il figlio, la moglie, era arrabbiato con gli indipendentisti serbi e quindi dà un ultimatum alla Serbia. Se un ultimatum pesantissimo, tra l'altro, se nel giro di 24-48 ore non consegnate l'attentatore, non sciogliete tutte le organizzazioni indipendentiste, attacchiamo militarmente. E lo scontro sarebbe stato impari, nel senso l'Austria era di gran lunga più forte della Serbia, però la Serbia aveva fatto un accordo segreto con la Russia, sempre un accordo difensivo. Se io Serbia sono attaccato da qualunque altra nazione, la Russia interviene in mia difesa. E quindi l'Austria non lo sa, attacca la Serbia, interviene la Russia. E quindi già c'è il primo conflitto austriaco, Serbia e Russia dall'altro lato. In più interviene la Germania. La Germania dichiara guerra alla Russia e alla Francia. Non dimentichiamoci che la Germania, forse questa è la causa principale, la Germania voleva la guerra per prendere il posto dell'Inghilterra e diventare la prima potenza al mondo. La Germania dichiara guerra alla Russia e alla Francia e quindi l'Inghilterra, siccome era nella triplice intesa, è costretta ad intervenire. E quindi già abbiamo Russia, Inghilterra, Francia, Germania, Austria e Serbia e quindi già, per colpa del sistema delle alleanze, già abbiamo una guerra che investe mezza Europa. L'idea della Germania era una guerra lampo. Le forze in campo erano mostruose, quelle della Germania. Ci sbrighiamo, invadiamo la Francia, diciamo, ne miniamo le sue difese e cerchiamo di vincere la guerra nel più breve tempo possibile. Il problema è che non avevano fatto i conti con una grande, grandissima scoperta che cambia il volto non solo della guerra ma dell'Europa intera. Per la prima volta viene diciamo messa in campo l'aviazione, gli aerei. Nessuno l'aveva pensato, nessuno l'aveva previsto, anche perché si sapeva che c'erano aerei, ma non erano mai stati utilizzati in guerra. Ora, perché l'aviazione cambia completamente la guerra? Le guerre precedenti, anche la guerra di Sedan, le battaglie di Waterloo, è uno schieramento di forze in campo e c'è uno scontro, diciamo, in campo aperto, così come le vecchie guerre che purtroppo ci sono state da millenni a questa parte. Adesso non si può più schierare l'esercito in campo aperto. Se io schiero 200-300 mila uomini come a Waterloo, viene l'aviazione, bombarda l'esercito, se ne va e la guerra finisce in 10 minuti. E quindi dopo l'utilizzo dell'aviazione, la guerra cambia completamente. Dalla Prima Guerra Mondiale adesso, anche ora, non ci sono le guerre di vecchio tipo, nel senso in campo aperto due eserciti che si scontrano. Ci sono le guerriglie, gli attentati e via dicendo.
Siccome non si può schierare l'esercito in campo aperto, la guerra diventa guerra di trincea, guerra di logoramento. E diventano là e stanno chiaramente anche mesi in condizioni igieniche disperate, in condizioni quasi disumane. La Germania aveva oltrepassato il Belgio, che era un paese neutrale, ed era andato in Francia, e quindi si pensava in un primo momento che la guerra sarebbe stata guerra lampo. Poi la Francia blocca l'avanzata tedesca, da quel momento in poi diventa guerra di logoramento. C'erano battaglie, massacri, carneficine per conquistare 500 metri, un chilometro, poi magari lo riperdevi, poi lo facevi, un massacro assolutamente inutile, ma non si poteva, torno a dire, schierare l'esercito in campo aperto. A questo punto c'era la... in Italia succede diciamo un grande dibattito, una grande questione, l'Italia si divide. L'Italia non è quello che si sente in giro, le stupidaggini che dicono i vecchietti, ah, l'Italia cambia. L'Italia non cambia, l'Italia formalmente fa parte della triplice alleanza con Germania, Austria, appunto Italia. Però è un'alleanza assolutamente difensiva. Se la Germania o l'Aus se fossero state attaccate, l'Italia era costretta ad intervenire. Siccome né la Germania né l'Austria attaccano, ma anzi sono loro che attaccano, dal punto di vista del diritto internazionale l'Italia è legittimamente neutrale, non è obbligata ad intervenire, perché sta rispettando i patti. Il problema è che ci sono molte persone che spingono per entrare in guerra. E l'Italia si divide tra neutralisti e interventisti. I neutralisti sono tutti coloro i quali vogliono rimanere neutrali. Facciamoci gli affari nostri, lasciamo perdere che è meglio così. Gli interventisti invece sono quelli che dice: interveniamo in guerra perché sicuramente, nel caso di vittoria possiamo ottenere dei benefici di terra, di territori, di ricchezze e via dicendo. È un dibattito molto aspro. La stragrande maggioranza delle persone sono neutraliste, chiaramente, perché poi alla fine ci vanno le persone in guerra, non è che ci vanno i politici. Quindi, innanzitutto i giolittiani, i liberali, non volevano la guerra, perché dicevano che l'Italia non era pronta ad un conflitto così duro. Poi c'erano i socialisti, attenzione, che abbiamo diviso nella lezione precedente. I socialisti prima li abbiamo divisi in due grandi categorie: socialisti riformisti e socialisti rivoluzionari. Socialisti riformisti volevano cambiare la situazione con le riforme, i socialisti rivoluzionari volevano cambiare la situazione prendendo le armi, andando al potere in un attimo e via dicendo. All'interno dei socialisti rivoluzionari c'erano due grandi categorie: i socialisti nazionalisti e i socialisti internazionalisti. I socialisti nazionalisti erano capeggiati da Benito Mussolini e volevano la guerra, perché era uno scontro tra nazioni e l'Italia ne avrebbe potuto avere giovamento in caso di vittoria. I socialisti internazionalisti non volevano la guerra, ma non perché erano pacifisti, figuriamo, volevano la rivoluzione, non è perché erano pacifisti, ma perché volevano un'altra guerra. Volevano non la guerra tra nazioni, ma la guerra tra classi, cioè dire i poveri contro i ricchi. Se ci fosse stata quella guerra, sì, questa guerra no. Perché un contadino, un operaio italiano che deve andare a uccidere un operaio, un contadino francese, non aveva senso per i socialisti internazionalisti. Infatti i socialisti si spaccano, i socialisti internazionalisti non vogliono la guerra, che sono, diciamo, la maggioranza. I socialisti nazionalisti vogliono la guerra. E infatti questi qua, capeggiati da Benito Mussolini, vengono espulsi dal partito. E Benito Mussolini, che era il direttore dell'Avanti, il giornale socialista, viene espulso dal partito proprio perché contrario alla linea, diciamo, maggioritaria del partito. Quindi giolittiani liberali, socialisti internazionalisti e cattolici
non volevano la guerra. I cattolici, per motivi umanitari, il Papa Benedetto XV si schiera contro la guerra. E poi chiaramente la gente comune, perché sapeva che se l'Italia fosse entrata in guerra, se doveva andare mio figlio, mio cognato, mio fratello, doveva andare in guerra, era meglio non partecipare. Dall'altro lato invece ci sono i nazionalisti, capeggiati da Gabriele D'Annunzio, che volevano intervenire in guerra perché la guerra sarebbe stata un ottimo motivo per allargare l'impero, allargare la patria. E poi addirittura si diceva che la guerra era una sorta di, come possiamo dire, pulizia del mondo. In guerra solo gli eroi, i migliori, sarebbero sopravvissuti, invece gli uomini meschini, i mediocri, sarebbero morti. Quindi la guerra sarebbe stata l'occasione per fondare un mondo migliore. Tra questi anche i grandi intellettuali, oltre D'Annunzio abbiamo anche Ungaretti, che vuole la guerra. Chiaramente, prima di entrare in guerra, appena poi va in guerra, capisce che la guerra non era eroica, era stare lì nelle trincee tra gli escrementi delle persone, tra il compagno accanto a un metro ucciso e non poteva nemmeno soccorrere. La guerra non aveva nulla di eroico. Quindi gli interventisti sono i nazionalisti, poi sono i socialisti nazionalisti capeggiati da Mussolini, l'abbiamo detto, e gli industriali, perché gli industriali avrebbero fatto una montagna di soldi. Immaginate a fare carri armati, a fare pallottole, a fare divise, a fare anfibi, a fare munizioni, sarebbe stato un affare colossale. Gli interventisti erano di meno, solo che poi c'era uno che comandava il re, che era interventista, e quindi la situazione cambiò. L'Italia il 26 aprile del 1915 firma il Patto di Londra. Il Patto di Londra è un patto segreto nel quale l'Inghilterra convince l'Italia ad entrare in guerra, a fianco non della Triplice Alleanza, ma a fianco dell'Inghilterra, della Triplice Intesa. Torno a dire, non c'è alcun tradimento dal punto di vista legale del diritto internazionale. L'Italia è legittimata a non entrare in guerra con la Triplice Alleanza, perché era un patto difensivo. Perché entra a fianco dell'intesa? L'unificazione italiana ancora non era completa. Mancava il Friuli, mancava il Trentino, mancavano tutta una serie di zone che erano abitate da italiani, però in mano all'Austria. Ora, se l'Italia fosse entrata a fianco dell'Austria, poi erano dalla stessa parte, poteva chiedere territorio all'Austria, non avesse, perché se avessero perso avrebbero perso tutte e due, e quindi se avessero vinto entrambe, come faccio a chiedere delle terre a un mio compagno, non aveva senso. Quindi entriamo contro l'Austria, cosicché in caso di vittoria possiamo chiedere i territori per completare l'unità d'Italia. Infatti il Patto di Londra, gli inglesi mettono Trento, Trieste, Fiume, la Dalmazia, le isole del Dodecaneso, ti porto il cane fuori, ti metto tutta una serie di cose, anche un po' troppo, l'Italia doveva fiutare lì il tranello, che il re dice, se ci danno tutte queste cose, la Dalmazia, diventiamo una grandissima potenza, entriamo in guerra. Solo che l'Italia entra in guerra con uno spirito un po' così. Le masse contadine del meridione d'Italia, a parte che non si capivano nemmeno con i contadini del Veneto, cioè addirittura se si levavano la divisa si sparavano addosso, perché voi immaginate, l'italiano non esisteva, l'italiano poi è stato diffuso dalla televisione, immaginate un contadino di Agrigento che parla il dialetto stretto, biondo, scuro, nero, piccolo, e vede uno senza divisa, alto, biondo, che è un veneto, che è un milanese, un bresciano, che non capisce una sillaba di quello che dice, gli sembra austriaco. C'erano casi in cui si sparavano addosso. Quindi per il contadino meridionale, che non sapeva nemmeno dov'era Trento, sto andando a combattere una guerra di cui non me ne frega assolutamente nulla. Quindi all'inizio l'Italia entra in guerra, sì, ma con uno spirito
così, diciamo un po' superficiale. Nel frattempo non era accaduto niente, né nel fronte occidentale, cioè dire fra Francia e Germania, né nel fronte orientale, tra Germania e Russia. La guerra era immobile, era una guerra di trincea. Si poteva conquistare un chilometro e mezzo. A un certo punto, per farla breve, nel 1917 accadono due cose importantissime che cambiano le sorti della guerra. L'ingresso in guerra degli Stati Uniti e l'uscita in guerra della Russia. Gli Stati Uniti entrano, c'è la storia del sommergibile, che è un sommergibile, viene tedesco, affonda una nave americana. Il problema è che gli americani devono difendere i propri interessi. Gli interessi economici, finanziari, dell'America erano strettamente legati a quelli dell'Inghilterra. E quindi avevano interessi bancari, industriali, commerciali, insieme, uniti, insomma, molto fitti. Quindi se l'Inghilterra fosse stata sconfitta, gli Stati Uniti avrebbero subito un contraccolpo economico enorme e siccome la guerra era in stallo ed era anche incerta, gli Stati Uniti entrano a supporto, soprattutto per aiutare l'Inghilterra. E quindi questo fu un evento molto importante. L'altro evento invece per l'intesa non fu un evento positivo, fu un evento negativo. Nel 1917 ci fu in Russia una rivoluzione, la rivoluzione d'ottobre, capeggiata da Lenin, che portò al potere i bolscevichi. I bolscevichi sono l'ala rivoluzionaria della socialdemocrazia russa. Cioè, dire, volevano la rivoluzione comunista. Non ne parliamo adesso, ne parliamo nella prossima lezione. Però, per farla breve, la prima cosa che Lenin promette, dopo che va al potere, la fa. Cioè, dire, vuole far uscire la Russia dalla guerra. Ma non perché Lenin è un pacifista, figuriamoci se Lenin poteva portare avanti la bandiera del pacifismo. Lenin voleva una guerra tra classi. Quindi, se ci fosse stata una rivoluzione del proletariato, come c'è scritto nel manifesto del Partito Comunista, operai di tutto il mondo unitevi, se ci fosse stata una guerra tra gli operai e i padroni, Lenin sarebbe intervenuto, ma una guerra tra nazioni non è una guerra che ci interessa e quindi la Russia esce immediatamente dalla guerra. Per quanto riguarda il fronte italiano, abbiamo una grande disfatta, una grande sconfitta, la sconfitta di Caporetto. È una disfatta memorabile, perché a un certo punto, sia per la gestione, per la cattiva gestione da parte del generale Cadorna, ma per tanti motivi che non stiamo qui ad elencare, anche perché non cambia il senso della questione, insomma, la storia non è fatta di date o di battaglie. Gli austriaci sfondano le linee italiane a Caporetto ed entrano in Italia. Quindi ormai la guerra non è una guerra interventista, neutralisti, lasciamo perdere, Trento non mi interessa. È una guerra che c'era il rischio che gli austriaci avrebbero ripreso Milano. Quindi c'erano gli austriaci nel territorio italiano. Cambiava il senso della guerra. Quindi gli italiani adesso capiscono che la situazione è diversa, si cambia il generale, viene tolto Cadorna, viene messo Diaz che riesce a bloccare l'avanzata austriaca e piano piano a respingere indietro gli austriaci. Nel frattempo non ci sono battaglie campali, non ci sono battaglie decisive. Il problema è che l'asse Germania-Austria ormai era consumato. L'Inghilterra aveva bloccato i rifornimenti, soprattutto nei mari. E quindi, senza rifornimenti, senza truppe fresche che potevano intervenire, anche perché l'Austria, l'impero austriaco era grande. Però c'erano i serbi, c'erano gli ungheresi che non volevano fare la guerra, disertavano, non volevano fare la guerra con gli austriaci, anzi, volevano fare la guerra contro gli austriaci.
Quindi, senza soldati freschi da mandare al macello, senza rifornimenti, la Germania e l'Austria collassano. E quindi chiedono l'armistizio, appunto nel 1918 tedeschi e austriaci chiedono l'armistizio. E da questo momento in poi cominciano i trattati di pace. I trattati di pace sono stati una tragedia, perché sono stati la causa della Seconda Guerra Mondiale. Allora, c'erano due tendenze: gli americani per la pace morbida e i francesi per la pace dura. Vi ricordate all'inizio che abbiamo detto che i francesi volevano vendicarsi, volevano fargliela pagare, la revanche, e lo fanno. Gli americani dicevano: va bene, comunque cerchiamo di non calcare molto la mano, perché insomma potrebbe suscitare altre guerre. I francesi dicono: no, ci dobbiamo vendicare, e chiedono la riparazione dei danni di guerra. Questa era una vecchia usanza che si faceva nel 500, nel 600, solo che le guerre del 500 erano dei campi incendiati, punto e basta, e quindi si chiedeva i danni economici agli sconfitti. Adesso il problema è che non erano quattro campi incendiati, era l'Europa bombardata, era l'Europa a pezzi, i danni di guerra erano elevatissimi. E infatti la Francia chiede dei danni di guerra a rate annuali, e se per caso la Germania non avesse pagato una rata di questi danni di guerra, la Francia si prendeva le miniere, le grandi miniere della Ruhr, che erano ferro, carbone, miniere importantissime, quindi avrebbe umiliato, messo in ginocchio la Germania. Purtroppo passa questa linea, la linea dura, dell'umiliazione della Germania. Questa umiliazione porterà poi ai nazionalismi, al nazionalismo tedesco, e il primo che in campagna elettorale, dice: non pagherò i danni di guerra, fu Adolf Hitler. E quindi alla base della pace fatta male ci stanno una delle motivazioni della Seconda Guerra Mondiale, ma questo poi lo vedremo. Comunque scomparvero i vecchi imperi: l'impero tedesco, l'impero ottomano, l'impero austriaco, l'impero russo era già crollato nel 17 con Lenin, e comparvero 26 nuove nazioni: la Polonia, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia e tutta una serie di altre nazioni. L'ultima cosa, vi ricordate il patto di Londra? L'Italia avrebbe dovuto avere insomma una parte da leone, tantissime terre. Chiaramente viene preso in giro, viene preso in giro perché gli danno Trento, Trieste, e poi gli danno, che erano italiane, e poi gli danno soltanto una terra degli austriaci, che noi chiamiamo Alto Adige, perché la vediamo da qui, quindi dal basso, ma gli austriaci la chiamano il Sud Tirol, il Tirol, la parte meridionale, e la zona di Bolzano, che erano degli austriaci. Ancora ora, chiaramente, penso che lo sapete, si parla tedesco, i cognomi sono tutti austriaci, ma perché era un pezzo di Austria. Fino agli anni 70 c'erano le bombe per strada a Bolzano, perché chiedevano indipendenza. Ora, per fortuna, chiaramente è un fenomeno che è andato scemando. E soltanto questo, Trento-Trieste e la zona dell'Alto Adige, tutte le altre cose non vengono date. I nazionalisti italiani si arrabbiano ferocemente e parlano di vittoria mutilata. Ricordatevi questo termine, perché nelle elezioni successive, quando parleremo del fascismo, una delle cause che farà nascere il fascismo è la vittoria mutilata, cioè dire la presa in giro delle grandi potenze europee, soprattutto Francia e Inghilterra, nei confronti dell'Italia. Anche in Medio Oriente Francia e Inghilterra avevano promesso indipendenza, poi non fanno assolutamente niente. Quindi i trattati di pace fatti male, malissimo, provocano la Seconda Guerra Mondiale. I trattati di pace non furono fatti come il Congresso di Vienna. Il Congresso di Vienna fu fatto senza l'umiliazione della Francia, anzi addirittura nel Congresso di Vienna viene
invitato Talleyrand, francese, qua a dire vabbè, avanti, lasciamo perdere, cerchiamo di sistemare l'Europa. Infatti ci furono 70 anni di pace, i trattati di Parigi furono fatti malissimo e non c'era la voglia di sistemare l'Europa, c'era la voglia di vendicarsi. E nel giro di un paio di decenni l'Europa era di nuovo tra le bombe e tra le macerie. Grazie a tutti.